sold out questa sera. Mi fa piacere che Villa Giardini anche quest'anno ha scelto di venire a Corbola ed ha scelto con una stella, diciamo, del nostro firmamento nazionale, una importante attrice, un'importante attrice di teatro, un'importante scrittrice, e mi fa piacere che molti di voi abbiano in qualche maniera accettato di passare con noi questa lieta serata. Ma ci fa piacere, e ringrazio tra l'altro il curatore, direttore artistico Claudio Ronda, per ormai un amico e un abitué di Corbola, nel condividere questi piacevoli, piacevolissimi momenti. Grazie a tutti voi. Buonasera a tutti e benvenuti a Traville Giardini, il palcoscenico estivo della provincia di Rovigo. Ci sono 15 ottimi motivi per venire a tutti gli appuntamenti, per scoprire le storie dei nostri autori, tutte le storie che ci possono raccontare, le loro esperienze artistiche, come quella di stasera. E Traville Giardini è promossa dalla provincia di Rovigo, sostenuta dalla Regione del Veneto e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova Rovigo e dai 15 comuni che fanno la rete dei comuni di Traville Giardini, e organizzata da Ente Rovigo Festival. Quello di questa sera è un appuntamento molto interessante col teatro ed è un incontro con il libro più conosciuto al mondo, Pinocchio, che compie 140 anni e, come tutti i capolavori, hanno sempre qualcosa da dirci e da insegnarci, soprattutto quando si parla di verità. Bene, questa sera quindi, con un reading tratto dal romanzo Le avventure di Pinocchio di Lella Costa e di Gabriele Vacis, abbiamo il grandissimo piacere di presentare sul palcoscenico di Traville Giardini una delle più grandi attrici del nostro panorama teatrale. Signore e signori, Lella Costa. Buonasera, buonasera, grazie di questa presenza, è sempre un regalo e per fortuna è sempre una sorpresa, e credo che una delle cose più belle di questo mestiere sia non dare mai niente per scontato e emozionarsi e commuoversi ogni volta e provare gratitudine. Il sentimento maggiore che io provo nei confronti del pubblico, soprattutto dopo gli anni difficilissimi del Covid, della pandemia, è di una grandissima gratitudine, perché ci siete sempre stati, ci avete aspettato e vi siete fidati e siete tornati, quindi veramente grazie di cuore. Mi piace molto lavorare sui classici, e Pinocchio è indubbiamente un classico. È uno di quei libri di cui sicuramente tutti sappiamo qualcosa per averlo letto, perché ce l'hanno letto da bambini, perché abbiamo visto il film, abbiamo visto sceneggiati televisivi, abbiamo visto più film, abbiamo visto il cartone di Walt Disney. Però perché è un classico? Perché contiene alcune cose che in qualche modo ci raccontano ancora intanto dei pezzi di Italia, dei pezzi di un modo di fare una coscienza anche del nostro paese, e poi perché la lingua di Carlo Lorenzini in Arte Collodi è una lingua meravigliosa. Avendo registrato un audiolibro, quindi avendolo studiato bene, vi posso assicurare che è davvero è meraviglioso da leggere, perché ti permette una varietà di gamme, di intensità, di interpretazione. Comunque, la faccio breve. L'abbiamo chiamato Pinocchio Confidential proprio per dare l'idea di quello che è quasi un gioco, un entrare e uscire da un testo che comunque fa parte appunto dell'immaginario collettivo di sempre, e vedere se, come, quando, in che cosa ancora ci può raccontare. E la cosa bella della letteratura, e credo in parte anche del teatro, soprattutto del teatro che suggerisce, del teatro che legge, della lettura in generale, è che non sei obbligato a vedere delle immagini. Il cinema è meraviglioso, per carità, però ti dà già un'interpretazione anche visiva. La cosa bella del sentirsi raccontare storie, che io credo che faccia parte dei bisogni primari dell'umanità, no? Già nelle grotte si facevano i disegni, perché la vita non basta viverla, bisogna che qualcuno si assuma l'onore e l'onere di comporla in racconto. Ecco, questa cosa ti permette di vedere quello che tu hai dentro, quello che tu hai sognato, quello che tu hai immaginato.